C'era un tempo in cui nel sud Italia regnava una sola persona, una specie di Napoleone italiano. Aveva potenti roccaforti in Puglia, Basilicata, Campania e numerosi eserciti di fedeli combattenti pronti a dare la vita per lui. La sua grandissima influenza era capace di smuovere la coscienza delle masse. Era rispettato e temuto da tutti, e non era il re. Era un brigante dell'Ottocento che a quel tempo dava così fastidio allo Stato che sulla sua testa c'era una taglia di 20.000 lire, che sono comunque 10 euro, eh. Si chiamava Carmine Crocco. In breve, da giovane aveva la fedina sporca. Gli promettono che se avesse combattuto al fianco di Giuseppe Garibaldi per unire l'Italia, gliel'avrebbero pulita con lo smacchiatore. Lui accetta, combatte e quando il nuovo Stato italiano deve mantenere la promessa, se ne frega e lo sbatte in galera. Lui allora evade e per ripicca sposa la causa degli stranieri appoggiati dal Papa che invece avevano interesse per un'Italia disunita. Conquista varie città del sud e diventa così popolare che se ci fossero stati telefoni la gente gli avrebbe chiesto i selfie per strada. Ma dopo un po' viene tradito sia dal suo collaboratore più fedele che dal Papa, che si rifiuta di proteggerlo e lo manda in esilio all'isola d'Elba. Insomma, questo Crocco era sicuramente un personaggio controverso perché per alcuni era un eroe e per altri un semplice criminale.